Buongiorno a tutti. Ciao Dana. Grazie di essere qui. È un momento importante. Speravamo che foste tanti. E così è. E questa cosa sicuramente ci dà forza e coraggio. La Scatasuna è un'associazione sovversiva con l'intento di sovvertire lo Stato attraverso azioni violente. No, correggiamo. Non tutta la Scatasuna è un problema. Sono 69 appartenenti alla Scatasuna a comporre l'associazione sovversiva. No, correggiamo ancora una volta. La Scatasuna è un'associazione a delinquere che usa la politica per commettere dei reati. No, correggiamo ancora una volta. L'associazione a delinquere è formata da 11 persone che fanno riferimento alla Scatasuna. Sarebbe ironico, quasi divertente, se qui non ci fossero in gioco decine di anni di galera per tutti noi. Quando parliamo di Scatasuna parliamo di un mondo, di un'esperienza in cui centinaia di persone trovano un punto di riferimento, un piccolo mondo di iniziative culturali, concerti, laboratori, autoproduzioni, palestre, associazioni sportive, un mondo di iniziativa politica delle più variegate. Alcune esperienze durate una stagione, altre che resistono e vivono da anni, tipo lo spazio popolare Neruda, di cui molti abitanti sono qui oggi, decine di nuclei familiari in stato di emarginazione che hanno trovato nel Neruda una casa dove far crescere i propri figli con dignità e che attraverso il Neruda si interfacciano in una maniera dignitosa, bella, interessante, creativa col resto della città. Ma poi ci saranno altri che parleranno dello specifico del Neruda. È grottesco vedere ridotto tutta la nostra esperienza, la nostra storia, a una narrazione poliziesca, una narrazione fatta spiando da un buco della serratura, perché quello è una narrazione che mistifica la realtà, che a tratti, leggendo e rileggendo le carte, facciamo fatica a interpretare, ci chiediamo con quanta immaginazione anche alcune cose siano state scritte. Questo teorema di associazione sovversiva è stato creato e costruito per arrestare tutti noi per un reato grave, evocativo, per sgomberare, sequestrare, liberare tutti gli spazi che in questi decenni abbiamo fatto vivere. Noi sappiamo bene, no, come funziona la ricerca. C'è un'ipotesi iniziale. Il ricercatore analizza le varie prove, le varie variabili, le incrocia, cercando di validare la propria ipotesi iniziale. Serve onestà da parte di un ricercatore nella scienza, perché poi una teoria, per essere valida, deve poter essere riprodotta anche da altri ricercatori. Noi crediamo che questa teoria difficilmente potrebbe essere riprodotta da altri ricercatori, perché è falsificata dall'inizio alla fine. Siamo qui per confutarla. Stiamo parlando di indagini che iniziano 13 anni fa, nel 2009, diventano operative nel 2019, quando questi atti e questo teorema arriva in procura. Microspie nei bagni, nelle camere da letto, nei salotti, nelle macchine, nelle cucine, sotto i frigoriferi, intercettazioni telefoniche,
telecamere, pedinamenti, per lo più a una settantina di persone, la maggior parte ragazzi e ragazze, proprio all'inizio del periodo della pandemia. Le priorità di questo Stato. È stata chiamata Operazione Sovrano, anche questo è un nome evocativo, direi. Un'operazione in cui migliaia e migliaia di conversazioni, ne sono state prese una manciata, quelle politicamente più scorrette, quelle brutte, decontestualizzate, non tenendo conto magari di un'ora prima di conversazione, un'ora dopo, non tenendo conto di eventuali contesti di ilarità, stupidità. Tutti lo siamo stupidi a volte, no? Nel sicuro delle nostre case, delle nostre camere, nella nostra cucina. Tra queste migliaia di conversazioni ne sono state prese alcune, prese e spinte all'interno di questo teorema, l'operazione Sovrano. Questa operazione ha molti mandanti. Abbiamo ricevuto ieri il rinvio a giudizio, l'udienza preliminare. Si sono costituiti parte civile, come parti offese, anche il Ministero dell'Interno e TELT, la società che deve costruire il TAV in Val di Susa. Questa cosa, penso, suggerisca ai più qualcosa. Un interesse più alto e maggiore dietro tutta questa storia. Dietro tutto questo ci sono molti attori, altri più piccoli, magari esecutori. Uno di questi è il capo della Digos, Carlo Ambra, in carica dal 2017. Noi vorremmo proporre di dargli un telegatto. Vi ricordate cosa sono i telegatti? Un bel telegatto, perché voi non lo sapete, ma lui è il paladino contro la sovversione. In tutte le città in cui ha lavorato, prima Catania, ad esempio, lui, unico nel suo genere, perché altri non sono riusciti, ha scovato associazioni a delinquere. Tutte miseramente cadute. È successo a Catania, è successo qui a Torino con i compagni dell'asilo, e ora ci prova con noi. Purtroppo per lui anche questa associazione sovversiva già tentenna e sicuramente, insomma, non avrà vita lunga. Un altro attore di questa vicenda è l'ultima sopravvissuto di quel pool anti-notav creato da Caselli prima del 2011 con l'obiettivo di colpire duramente l'agire politico del movimento notav. Resta appunto Emanuela Pedrotta, che noi abbiamo imparato a conoscere nelle aule di tribunali, conoscere per il suo disprezzo nei nostri confronti, il suo astio. Ricordiamo, ad esempio, quando suggerì agli imputati notav del maxi processo di darsi fuoco come i monaci tibetani anziché resistere alle cariche della polizia in Val di Susa. Un personaggio straordinario che rappresenta bene, io credo, l'imparzialità che dovrebbe avere la procura. Comunque, tornando a noi, l'associazione sovversiva di fatto è stata già bocciata dal GIP nelle fasi iniziali, allora a quel punto sono partite una serie di avvenimenti, di doppi, tripli salti mortali per riuscire comunque a portare a casa il minimo risultato, quello di un'associazione a delinquere, per questi 11 cattivissimi che frequentano la Scatasuna, frequentano il movimento notabile, ogni tanto si permettono anche di andare a qualche altro presidio, qualche altra iniziativa. Non abbiamo tempo di entrare adesso ovviamente nel merito dell'iter processuale dell'inchiesta, ma noi le 5.000 pagine, di cui 2.000 di annotazioni della Digo, se le abbiamo lette molto attentamente. In ogni pagina, in ogni riga, traspare odio e disprezzo verso le persone intercettate. Di tante possibili interpretazioni viene sempre data la peggiore e tante volte quella che è meno probabile, meno intuitiva. Intercettazioni per definire la personalità degli indagati, definirne i ruoli all'interno di questa associazione, come dicevamo prima, estrapolando frasi
estemporanee, tutto per poter alimentare questa meravigliosa operazione Sovrano. A fronte di una netta inconsistenza dei fatti materiali, ecco che ci ritroviamo nuovamente, l'abbiamo visto tante volte negli anni col movimento NoTav, alla creazione del nemico pubblico, quel nemico sporco e cattivo, pericoloso, da sbattere in prima pagina, di cui la gente deve aver paura, di cui le persone ecco, devono stare lontani e mantenere le distanze. Quindi, se non è possibile prenderci tutti e mandarci in galera per 10, 20, 30 anni, probabilmente l'unica cosa che resta da fare è provare a umiliarci, a renderci impresentabili, a negarci ogni futura agibilità politica. Per fare questo vengono scomodati nuovamente tanti fantasmi degli anni 70, vengono presi articoli delle riviste di Rosso, dell'autonomia operaia di fine anni 70 e vengono trasformati nel manifesto politico di giovani 17enni, 18enni che probabilmente uno di questi articoli non l'hanno mai letto. Vengono prese delle rubriche su un portale di informazione, una rubrica che si chiama Storia di classe, che racconta la storia dei movimenti internazionali di lotta operaia, grandi movimenti per i diritti delle donne, delle minoranze. Viene portata questa rubrica come esempio di ciò a cui noi ci ispiriamo. Vengono cercate attentamente in ogni conversazione e segnalate le parole conflitto e rivoluzione. Per loro è una brutta, bruttissima parola. Francamente, parlo personalmente, io provo pena per chi davvero ha speso mesi, anni a compiere un'operazione del genere, anche perché, permettetemi, traspare davvero tanta, tanta ignoranza della storia e anche del ruolo delle lotte sociali all'interno della società come motore di crescita e di cambiamento. Scopriamo anche che la Scatasuna ha il controllo del media mainstream di Torino, esercitato attraverso l'intimidazione. Noi oggi avremmo voluto dire che siamo dispiaciuti del fatto che tante cose siano state riportate senza interpellarci, che siano state fatte parlare solo le carte e le informative della Digos, ma evidentemente non serve, perché la stampa di Torino è sotto il nostro controllo. Siete tutti giornalisti comandati a bacchetta da Ascatasuna. Un giornalista che ha reso dichiarazioni spontanee, una di una testata importante di Torino, quando è stata prodotta in tribunale, adesso nell'ultima udienza, la sua testimonianza, il PM è riuscito a dire come gliel'hanno estorta. Vi assicuro che non l'abbiamo estorta. Inizialmente erano stati contestati 112 reati, 106 di questi legati alla lotta NoTav. Adesso sono un po' ridotti, ce ne sono 72, di cui 62 sempre legati alla lotta NoTav. Forse qualcuno sogna di notte che un giorno gli verrà detto grazie a questa operazione, a tutto quello che verrà, abbiamo dato un colpo mortale alla lotta NoTav. Insomma, credo che possiamo dirci che siamo ben lungi dal fatto che loro possano raggiungere questo risultato. Il movimento NoTav è vivo e vegeto, si prepara al Festival dell'Alta Felicità, a un luglio insomma di grandi mobilitazioni a San Didero e tante tante iniziative dei giovani e degli ambientalisti valsusini. Anche se la nostra storia dovesse andare male, tutto questo insomma dovesse avere un epilogo non favorevole, noi dovessimo andare tutti in galera, la lotta NoTav, vi assicuriamo, continuerà a vivere a lungo e continuerà ad essere una spina nel fianco. Dissentire con le politiche istituzionali, sognare una società diversa, non sono reati sovversivi, sono diritti stabiliti dalla Costituzione che ognuno di noi ha nel momento in cui nasce,
anche se frequenta il centro sociale a Scatasuna. Fare autofinanziamento attraverso le serate per pagarsi i volantini, gli striscioni, le casse, i microfoni, i tavoli, anche questo è legittimo e non significa alimentare un'associazione criminale. Criminali sono quelli che devono ancora 49 milioni di euro agli italiani. A loro però pare non ci sia tanta fretta di chiederli indietro. La dialettica politica, anche se aspra, e lo sappiamo perché noi siamo aspri e siamo difficili, è legittima e fa parte del mondo di intendere la politica nelle istituzioni democratiche. Ci sono dei reati, sì, sicuramente, non lo scopriamo adesso, a volte violiamo la legge, però mi sembra, insomma, la mia storia è anche abbastanza esemplificativa, permettetevi, che siamo puniti e siamo puniti duramente. Non c'è mai stato regalato nulla, non c'è mai stato concesso nulla e a testa alta abbiamo sempre affrontato le conseguenze delle nostre azioni. Credo che questo sia significativo. Noi all'interno dell'ASC vediamo studenti che poi magari occupano le scuole, scendono in piazza perché vogliono un futuro migliore. Siamo quelli che conoscono i sentieri della Valsusa a memoria. Li possiamo fare di giorno, ma siamo capaci di farli anche di notte. Siamo quelli che si svegliano alle 4 del mattino per difendere una famiglia sotto sfratto, perché le istituzioni non l'aiutano. Parliamo spesso di rivoluzione e di cambiamento, perché pensiamo che in essa ci sia il futuro e il seme per costruire un giorno una società migliore e più giusta, più equa, più solidale. Abbiamo fatto della resistenza, e credo sia evidente, una nostra parola d'ordine. Tanti giovani, tanti cittadini trovano nella Scatasuna, hanno trovato nella Scatasuna un punto di riferimento in tutti questi anni. Ci stanno arrivando tantissimi, tantissimi davvero, messaggi di solidarietà. L'Asca è una parte di questa città, è una parte sostanziale e ne qualifica anche l'identità. Gli abitanti di questo quartiere sanno che possono contare su di noi. Abbiamo organizzato tante tante iniziative in questi anni, abbiamo aperto le nostre porte, ci siamo messi a disposizione, insieme abbiamo creato dei momenti bellissimi, unici. Questa operazione non tiene conto del fatto che c'è una parte di questa città e di questa popolazione che ha il pienamente diritto di essere protagonista della vita politica di questa città e di questo paese. Vorrebbero negarcelo, vorrebbero negarlo, lo vediamo sempre di più. Ma non dobbiamo sottovalutare il peso di quello che sta accadendo, perché oltre a noi, se è vero, come hanno detto i pubblici ministeri nell'ultima udienza, che l'attività in Val di Susa è sovversiva, poiché il movimento NoTav sta tentando da molti anni di contrastare una decisione presa dal Parlamento e dallo Stato in diversi momenti. Allora, allo stesso modo, pensiamo a quando gli studenti scendono in piazza per contrastare con gli insegnanti una riforma, alla Gelmini, al movimento dell'Onda. Allora, anche in quel caso si tratta di contestare un'azione governativa, una decisione, provarla a modificare. Dobbiamo fare attenzione perché si sta veicolando un concetto di democrazia tipico delle dittature. Siamo in Egitto, a questo paese l'Egitto piace tanto, eppure la Turchia, eppure non è così, perché l'Italia afferma di essere una repubblica democratica. Per concludere, poi passerò la parola agli altri,
ci giungono voci di un'imminente nuova operazione e di un prossimo sgombero, sicuramente di questo spazio, non sappiamo anche se di altri. Una cosa che noi ci sentiamo di dire è che qualsiasi cosa accada, continueremo a resistere e siamo molto orgogliosi, e lo siamo davvero tanto, e viaggiamo a testa alta per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. E infatti vi ringraziamo di essere qui, perché questa è la dimostrazione che siamo davvero una comunità e non siamo un'associazione a delinquere, perché la vera associazione a delinquere sono loro. Buongiorno a tutte e tutti, io mi chiamo Alessandro e faccio parte dello sportello Prendo Casa. Vi ringrazio di essere qui ad ascoltarci, a sentire quello che abbiamo da dire. Cercherò di raccontarvi nella maniera più breve possibile quello che facciamo e chi siamo. È difficile, la nostra storia è lunga e raccontarla dall'inizio implicherebbe anche una profonda analisi della politica abitativa di questa città degli ultimi 12 anni. E non è bella, è molto difficile riuscire a riportarla in breve. Quello che posso dire nel piccolo sono un paio di episodi significativi. Il collettivo e lo sportello nascono nel 2010, in seguito alla crisi del 2008, quando il comitato del quartiere Vanchiglia, insieme ad alcuni attivisti, esprimono la necessità di organizzare uno strumento per avere assistenza, sia burocratica che legale, con i problemi della burocrazia nell'emergenza abitativa. E da lì tutto quel percorso nasce all'insegna dell'auto-organizzazione e dell'autogestione. La cosa più forte che si è espressa in questa esperienza è la solidarietà e il mutuo aiuto. Tutte le persone che hanno partecipato e vissuto la lotta per la casa, che siano rimaste o che ne siano andate via, ricordano solo la grossa solidarietà che si dà, perché lo sfratto è un momento in cui la persona vive una grossa colpevolizzazione su di te, un abbandono da parte di tutte le istituzioni e un profondo senso di impotenza, non sapere cosa fare, non sapere dove andare. Invece il mettersi insieme è stato il primo passo per superare questo grosso scoglio e riuscire ad arrivare, a prendersi quello che spettava di diritto, una casa, una posizione in cui vivere e da cui ricostruirsi una vita. Nel corso degli anni Torino ha visto l'emergenza degli sfratti crescere, per diversi anni ha avuto il piacere di vincere il titolo di capitale degli sfratti e in quegli anni diverse persone, anche nel nostro collettivo, si sono organizzate e hanno occupato diversi palazzi. Intorno al 2014-2015 in città c'erano tantissime esperienze di autogestione, di auto-organizzazione all'interno delle occupazioni. Una di queste è lo Spazio Popolare Neruda, che lì inizia il suo percorso e lo porta avanti. In parte legato alla lotta per la casa, ma poi, come verrà raccontato, differenziandosi, approfondendo lotte e percorsi di crescita. Oggi la situazione in città è molto simile al 2008. La pandemia ha lasciato un solco profondissimo e anche la guerra ha causato una crisi molto molto forte. E di conseguenza lo stiamo vedendo piano piano. Il blocco degli sfratti ha rallentato un problema che adesso torna ad essere intensissimo e molto forte. Nel corso di questo periodo abbiamo continuato a portare avanti la nostra lotta, perché anche se gli sfratti non venivano eseguiti, c'erano diverse famiglie, diverse persone che avevano problemi con la casa, perché vivevano in situazioni indecenti, perché una delle cose che abbiamo imparato durante la pandemia è che vivere in una casa inadeguata, stretta, peggiora la propria condizione di salute e di fatto è un problema molto molto serio. I bambini non possono studiare o non si riesce a fare il telelavoro, è una cosa che ha lasciato una grossa domanda intorno alla casa. Dall'altro lato, chi da prima si portava dei problemi sulla casa, aspettava che arrivasse la casa popolare, aspettava di entrare in strutture di emergenza abitativa, non ha vista risolta la propria situazione. E di conseguenza molte persone già nel corso della pandemia si sono rivolte a noi e insieme abbiamo portato avanti dei percorsi per ottenere delle soluzioni e per riuscire a risolvere questi problemi e anche far notare alle istituzioni: state sbagliando qualcosa, non funziona questo sistema che state mettendo in campo. Spesso, quando abbiamo accompagnato le famiglie ai colloqui con i servizi sociali, li abbiamo fatto notare, anche perché molte delle persone con cui condividiamo questo percorso vivono in strutture di emergenza abitativa, che la situazione stava diventando critica, i posti si stavano esaurendo,
che gli sfratti che avrebbero dovuto essere eseguiti dopo il blocco degli sfratti avrebbero del tutto saturato questo sistema. In questa fase, in questa stagione, con l'arrivo dell'estate, nel momento in cui di fronte ad alcuni sfratti ci siamo recati dai servizi sociali a dire per questa famiglia è necessaria una soluzione, hanno questi problemi di salute, la risposta che abbiamo ottenuto è stata non abbiamo più alcuna proposta da fare, le soluzioni che avevamo sono finite, si sono concluse. Il comune negli anni di pandemia ha investito sulla soluzione temporanea, offrire strutture, co-housing, percorsi che poi dovrebbero portare ad una casa popolare. Questi percorsi, queste strutture non si stanno vedendo granché. Quelle che c'erano sono state in parte svuotate perché in condizioni indecenti e di conseguenza non sono di fatto vivibili. Quelle che dovrebbero arrivare ancora non ci sono. Dall'altro lato invece, ad esempio ATC, sono 2 anni che ci racconta come le occupazioni delle case popolari siano il grosso problema di questa città. La percentuale delle case occupate, a seconda dei loro dati, rispetto al loro patrimonio è irrisoria. In questi anni il numero di assegnazioni è stato bassissimo, l'abbiamo visto. Tante delle persone, alcune negli ultimi giorni, hanno finalmente ottenuto una casa popolare. La proposta di assegnazione passava da un lato attraverso le case già occupate che devono ancora essere sfrattate e dall'altro poi le dichiarazioni per cui è una fase in cui le case non si assegnano granché, in quest'anno ne abbiamo assegnate veramente poche. Dall'altro poi i costi della vita nelle case popolari stanno aumentando a dismisura, ci sono gli aumenti dei costi, dall'altro legati alle bollette, quindi gas e corrente che in generale stanno aumentando per tutte le persone, e dall'altra poi spese di manutenzione, spese di lavori che non vengono fatti. Gran parte del patrimonio immobiliare, dalla nostra esperienza che è abbastanza radicata in città e che ci porta a vedere direttamente queste cose, ci dimostra che in realtà le case popolari di ATC sono indecenti. Una delle grosse lotte che abbiamo portato avanti quest'anno è una situazione molto particolare, una signora che neanche aveva lo sfratto, viveva in un magazzino in cui c'erano muffa, amianto, scarafaggi, topi. Siamo andati ai servizi sociali, siamo andati da ATC, abbiamo parlato con il comune, è passato 1 anno e ancora questa signora è lì, perché nonostante le promesse che hanno fatto, il presidente di ATC è andato a vedere la situazione dicendo no, questa abitazione è indecente, non è sostenibile, e questo succedeva a giugno del 2021. E nonostante questo la signora abita ancora lì, perché tutte le cose che i servizi sociali, ATC, dovevano fare non le hanno ancora fatte. Stiamo aspettando che la casa in cui deve entrare sia agibile per lei e ancora sta aspettando questa cosa. Quello che noi facciamo principalmente sono questo tipo di attività. Resistiamo agli sfratti perché sappiamo benissimo che quando una persona esce di casa, una famiglia esce di casa, la sua possibilità di dialogo con l'istituzione si abbassa. E le proposte dei servizi sociali diventano limitatissime e spesso sono un'imposizione indegna. Tantissime delle strutture dell'accoglienza migratoria stanno venendo riproposte come accoglienza, cioè come emergenza abitativa. Le condizioni di quelle strutture sono indecorose perché chi ci ha lavorato, chi l'ha portato avanti, non le ha minimamente aggiustate, non curano la pulizia di questi luoghi, esprimendo anche un ricatto verso le persone che ci vivono. Allo stesso tempo cerchiamo di fare in modo che quello che viene proposto, dove le persone finiranno a vivere, sia in una situazione adeguata, perché un'altra cosa che abbiamo imparato sia grazie alla pandemia ma già prima è che il posto in cui si vive ha un'incidenza profondissima sulla salute. Abbiamo visto persone nel corso di anni ammalarsi e aggravare le proprie condizioni di salute per come le case erano, le condizioni delle case, per via della muffa, per via dell'umidità, e questo pensiamo che non sia accettabile, non sia giusto. E troviamo vergognoso che il comune investa su strutture che non esistano e che non riesca a fare fronte a un'emergenza, nonostante ad esempio le case di ATC siano per lo più vuote e che semplicemente questa loro propaganda politica di dire no, noi risolveremo attraverso gli sfratti l'emergenza abitativa si compia quando aggrada loro e quando più gli fa comodo. Lascerei da parte il mercato immobiliare privato perché credo l'esperienza di tutte le persone qui presenti possa raccontarsi da sé. Il costo degli affitti è aumentato tantissimo, il tentativo di investire verso la popolazione studentesca con una stanza 450-500 euro, appartamenti iperfatiscenti, e quindi non c'è nulla da spiegare. Quindi concluderei ringraziandovi appunto e dicendo che il tentativo di questa grossa operazione rispetto alle nostre esperienze, alle nostre lotte è indecente, che comunque vada, non siamo noi che le promuoviamo, ma sono cose che esistono e che continueranno a esistere perché questi problemi non sono risolti
e che trovarsi insieme non vuol dire nulla, perché quelle stesse persone la voglia di accedere a una vita dignitosa, di riscattarsi, ce l'hanno e la esprimerebbero ugualmente. Non si tratta di qualche persona, è una questione che esiste e non siamo noi né a determinarla né a deciderla, ma c'è. Noi semplicemente la condividiamo, abbiamo il piacere e l'onore di poterla condividere con queste persone, perché aspettiamo e vorremmo che il mondo in cui viviamo sia giusto e sia migliore. Quindi, fine. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Marta e parlo per quanto riguarda lo spazio popolare Neruda. Gran parte delle carte di questa operazione e anche dell'attacco discriminatorio coinvolge il Neruda e l'attività che fa il Neruda in un modo viscido e strumentale. Quindi ci sembrava giusto dedicare parte di questa conferenza stampa a raccontare veramente che cos'è il Neruda, cosa facciamo, come ci organizziamo, insomma chi ci abita. Quindi parto dal dire che cos'è il Neruda. Il Neruda è, come molti sanno perché esiste in città dal 2015, è un'occupazione che nasce dalle lotte fatte con lo sportello Prendo Casa, che ospita centinaia di famiglie. Famiglie che inizialmente sono state sfrattate, ma poi c'è stato un riciclo, quindi sono arrivate famiglie anche che addirittura non potevano accedere ad affittare una casa perché immigrate, perché nel mercato immobiliare, come in qualsiasi ambito della società, c'è moltissimo razzismo. E si tratta di una ex scuola che è stata abbandonata e lasciata vuota. E tutti sappiamo che gli spazi abbandonati lasciati vuoti, dopo un po' deperiscono e si rovinano e devono essere distrutti. Invece noi abbiamo fatto di quel posto una casa per tantissime persone, insieme, e attraverso l'autogestione. Ci siamo fatti carico, tutte insieme, attraverso lunghissime discussioni per decidere come fare, e proprio con le nostre forze, di tante spese di manutenzione sia ordinaria, perché era una scuola ma è diventata una casa, quindi ci sono cucine, bagni, spazi condivisi, spazi per poter fare attività, ma ci siamo fatti carico anche di delle ristrutturazioni strutturali di quel posto. Abbiamo completamente rifatto i tetti, abbiamo rifatto le tubature, abbiamo sostituito dei pezzi importanti di una caldaia che era volta a riscaldare una struttura veramente molto grande, e l'abbiamo fatto tutto con le nostre forze, a volte organizzando cene, iniziative di autofinanziamento, a volte facendo delle collette interne, a volte abbiamo anche fatto dei crowdfunding che sono stati pubblici. Ecco, questo l'abbiamo fatto sulla base dell'autogestione, e autogestione significa che ognuno dà quello che può secondo le proprie necessità, le possibilità, e riceve quello di cui ha bisogno. Il Neruda però non è solamente una casa, è molto di più, è una comunità di sostegno che discute e cerca di risolvere i problemi di tutte le persone che ci abitano dentro. Si tratta di problemi più piccoli, dalle cose veramente di tutti i giorni, ma anche a problemi grandi, che non derivano dalle situazioni delle singole persone, ma derivano dai problemi che sono strutturali nella società in cui viviamo, come ad esempio il razzismo, il patriarcato, la possibilità di accedere alla salute. Quando parliamo di razzismo, che già facevo un accenno prima, si tratta, ad esempio, come si diceva, di poter accedere ad affittare una casa, si tratta di sfruttamento sul lavoro, si tratta di forti discriminazioni dovute al possesso o meno dei documenti, che sappiamo, abbiamo visto in quest'ultimo mese, che il possesso dei documenti dipende da pratiche ingiuste, ma non solo ingiuste, marce. Tutti quanti abbiamo letto sui giornali di due poliziotti che in questura facevano ricatti, chiedevano soldi, chiedevano prostituzione in cambio dei documenti. Ecco, noi ci opponiamo a queste discriminazioni. Quando parliamo di razzismo, parliamo anche di quello che è stato l'assassinio di George Floyd, che tutti quanti abbiamo visto praticamente in diretta televisiva, un video da 10 minuti che ritrae un poliziotto che soffoca una persona nera. Queste violenze accadono tutti i giorni in tutto il mondo, non solo in America, ma anche in Italia. Una cosa di cui in questa operazione siamo accusati è di aver festeggiato perché il poliziotto che ha assassinato
George Floyd è stato arrestato. Credo che questi festeggiamenti siano condivisi più o meno con tutto il mondo, e meno male che ci sono, perché finché ci sarà qualcuno che è pronto a festeggiare, perché abusi di questo tipo non avvengano, purtroppo in questo caso è troppo tardi, o comunque che lottano per opporsi al fatto che persone che hanno il potere, che sono armate dallo Stato, si possano permettere di infliggere violenza, di assassinare addirittura persone razzializzate, sia una cosa che non vada bene. E quindi organizzarsi e fare in modo che queste cose non succedano è giusto e anche auspicabile. Il Neruda, insieme ad altri soggetti, 2 anni fa, si è fatto promotore di molte manifestazioni che sono state messe in campo a seguito di questo assassinio che ha sconvolto tutto il mondo. E hanno avuto degli effetti, infatti dopo le manifestazioni che ci sono state si è cominciato a parlare di più di razzismo, c'è stata la possibilità di presa di parola di moltissimi soggetti razzializzati. Le cose da dire sarebbero veramente tante, e quindi mi soffermo solo anche su altre attività che all'interno dello spazio Neruda facciamo. Una cosa ad esempio è un dopo scuola, anche quello totalmente autogestito, attività che sono rivolte sia agli abitanti ma anche e soprattutto alle persone che ci circondano, al quartiere, quindi che un servizio, ma che non è solo un servizio, è un servizio profondamente politico, perché nasce da quelli che sono i problemi e la possibilità di accedere a dei diritti. Un esempio quindi è quello del dopo scuola, che da un lato permette di liberare spazio alle madri, spesso single, o ai genitori comunque oberati dal lavoro, e dall'altro un forte strumento di accesso all'istruzione che non è uguale per tutti, perché i bambini, figli di persone povere, di persone razzializzate, non hanno lo stesso accesso all'istruzione che hanno bambini, figli di famiglie che si possono permettere di pagare le ripetizioni o che hanno banalmente i genitori che parlano l'italiano e possono aiutare. Allo stesso modo abbiamo organizzato una scuola per persone straniere, per poter accedere a un'istruzione che sappiamo benissimo che è anche uno strumento per non finire nei ricatti del razzismo, negli abusi di potere del razzismo, come ad esempio tutto nei luoghi della questura che citavo prima. Una palestra popolare, ma anche, in ultimo, a seguito dell'esperienza pandemica che ci ha insegnato che l'accesso alla salute ha moltissime barriere, quella economica in primis, ma anche una barriera di razza. Perché le persone che non parlano bene l'italiano o che non vengono considerate importanti all'interno del contesto sociale troppo spesso vengono escluse. Quindi durante la pandemia ci siamo organizzati tra di noi, abbiamo insieme a medici volontari organizzato degli screening quando ancora i tamponi non erano accessibili in farmacia, interni ma anche aperti al quartiere, e poi abbiamo messo su un piccolo ambulatorio che sia un piccolo primo passo che garantisca l'accesso alla salute per chi non riesce a farlo, in cui è presente anche tra l'altro uno sportello psicologico. Come dicevo, da dire ci sarebbe tantissimo, ma non è questo il luogo, quindi se siete interessati potete venire alle nostre iniziative, le nostre porte sono aperte. Concludo solo dicendo che è vero, ci organizziamo, è vero, lo spazio popolare Neruda è uno spazio fatto da persone che ci abitano per necessità inizialmente, da persone invece che lo fanno per scelta perché non vogliono accettare un mondo in cui ci siano discriminazioni di questo tipo, però ci organizziamo insieme. Discutiamo. Ogni settimana nello spazio popolare Neruda ci sono delle riunioni, una volta che coinvolgono tutti gli occupanti, uomini e donne, e un'altra volta solo tra le donne. Ecco, organizzarsi e autogestirsi non è facile. E crediamo che gran parte di queste accuse partano, della costruzione di questo teorema di cui si parlava prima, partano dall'assioma razzista interno alla società in cui viviamo, che le persone povere, in particolare le persone razzializzate, non siano in grado di organizzarsi e di scegliere della propria vita. Ecco, noi col Neruda questa cosa la smentiamo totalmente e dimostriamo che è il contrario. Quindi sì, facciamo politica, ci organizziamo, ma non per fare casino, perché non vogliamo vivere in un mondo in cui è normale che una persona nera venga assassinata, non vogliamo vivere in un mondo in cui una persona razzializzata non può accedere alla salute. Non vogliamo vivere in un mondo in cui l'istruzione non è garantita per tutti. Quindi ecco, la politica per noi c'entra,
e per questo hanno cercato di discriminarci e di, su un altro piano più personalistico e come diceva Dana. La politica c'entra e volevo dire un'ultima cosa, che Lasca e Neruda sono due realtà molto vicine, sorelle, ma sono diverse. Un tentativo da parte di questo attacco che stiamo ricevendo è far vedere il Neruda come una specie di estensione acritica della Scatasuna. Ecco, come due sorelle hanno lo stesso sangue, Lasca e Neruda sono vicine, sono legate, ma sono anche due realtà diverse. E oggi quindi eravamo qui per spiegare anche questo. Grazie a tutte e tutti per essere qua. Aggiungo un ulteriore aspetto a questo quadro. Diciamo che tra le carte, tra le altre cose, si parla anche di comportamenti irresponsabili durante l'emergenza Covid, questo da parte dei militanti e delle militanti del Centro Sociale Scatasuna. Questo viene anche ripreso da un giornale, dallo Spiffero. Pensiamo che alle porte di una nuova ondata che probabilmente continuerà a risultare ingestibile nonostante siano passati ben 2 anni e mezzo dall'inizio dello scoppio della pandemia, penso di definire insultante anche solo pensare che il problema della Questura e della Procura di Torino sia stato che i militanti di Scatasuna abbiano messo in atto dei comportamenti irresponsabili. Alla luce dell'incapacità, o per meglio dire della non volontà di affrontare la crisi sanitaria e di conseguenza anche la devastante crisi sociale che ci troviamo di fronte, è data in realtà da una vera e propria dichiarazione di intenti del governo da parte delle istituzioni di non affrontare questo problema realmente, ma di mettere il profitto davanti alla salute di tutti e di tutte. Leggere che a Scatasuna si macchierebbe anche di questi comportamenti, diciamo che sempre all'interno di una narrazione tesa a delegittimare per mezzo anche di ricorrere all'ambito dell'immoralità, e penso imbarazzante, sicuramente imbarazzante per loro, non per noi. Davanti al fatto che gli investimenti di questa città siano tutti concentrati in un'unica direzione, l'industria bellica, lo vediamo con lo scoppio del conflitto in Ucraina, lo sviluppo di tecnologie, competenze, tutte quante a servizio del profitto, in particolare tutto quello che riguarda anche l'ambito green, dell'ecologia, e tutto questo avviene mentre gli ospedali rimangono chiusi, mentre c'è carenza di personale. Queste cose vengono dette e ribadite da anni, il servizio territoriale sanitario è insufficiente e l'interesse della Procura e della Questura di Torino è di denunciare comportamenti irresponsabili da parte di Scatasuna. Certo, forse si riferiscono a quando non siamo rimasti a casa mentre loro allargavano il cantiere di Chiomonte, oppure quando aprivano il cantiere a San Didero. Questo durante il lockdown, proprio approfittandosi di una pandemia per portare avanti i loro affari. Forse si riferiscono anche ai momenti che abbiamo organizzato proprio qua nel centro sociale, momenti di screening aperti al quartiere, o forse quando distribuivamo mascherine cucite dalle sarte di Vanchiglia, quando durante la prima ondata ancora gli ospedali non avevano i dispositivi di protezione, o forse appunto si riferiscono a tutto il lavoro che è stato fatto e che a cui si accennava prima da parte del Neruda rispetto appunto a cercare di costruire insieme dei percorsi insieme a del personale competente, disponibile per riuscire a monitorare la situazione per evitare il rischio di un'emergenza sanitaria. Per noi queste sono scelte dettate dal fatto di volersi prendere cura della propria collettività. Anche in questo fatto penso che i fatti siano a parlare, anche in questo caso pensiamo che i problemi di questa città e di questo paese siano ben altri. E io lascerei la parola al Movimento No Tav.
Achtung Banditen. Questa è la Val di Susa. Lo dicevano i tedeschi negli anni 40, lo dice la Digos oggi. Si mettono il cuore in pace con i tedeschi, abbiamo vinto, e con la Digos comunque vinceremo, perché vedete, qualcuno si dimentica che quando una legge è ingiusta, opporsi non è solo un diritto, è un dovere. E io per primo, ma come me, tutti in ottavo, siamo dei sovversivi. A noi questa politica, questo modo di fare, questo governo non ci piace. Noi vogliamo un mondo diverso e ci battiamo, piaccia o non piaccia, per riuscire ad avere un mondo diverso. Il TAV è la quintessenza dello spreco delle risorse, è la quintessenza del modo più sbagliato di investire in questo paese. E siccome noi siamo, come tutti gli operai, come tutti i dipendenti, dei signori contribuenti, anche se il governo o la maggioranza del Parlamento decide che quest'opera va bene, noi ci opporremo sempre e comunque perché quest'opera non possa arrivare in fondo. Cari signori della Procura di Torino, sono ormai 20 anni che mi correte dietro, che mi portate nelle aule, e lo sapete benissimo, benissimo, quello che penso. Ma sapete anche quello che pensiamo come Movimento Notale, come quello che pensiamo come Valsusino. Perché vedete, i delinquenti e gli ladri, le associazioni a delinquere, non sono nei centri sociali o nei movimenti, sono in Parlamento! Leggete le cronache, leggete quello che succede! Quel poco che viene a galla, sono immorali, non hanno nessun diritto di darci lezioni di civiltà. In Val di Susa la nostra unica legge, la nostra unica strada, la nostra unica bussola è la Costituzione, ma la Costituzione effettivamente applicata, e noi faremo di tutto perché questa Costituzione prevalga sul male, sulla corruzione, sulle corruttele, su Telt che non ha mai rispettato una legge, facendosene beffe dei regolamenti e delle leggi, e che assieme a Sitaf anche adesso stanno cercando di ciurlare nel manico. Con o senza l'asca, che per noi sono dei compagni importanti, sono dei compagni che ci sono sempre stati, sono dei compagni che sono sempre stati al nostro fianco e coi quali abbiamo condiviso lotte, resistenze e quant'altro. Hanno tutta la nostra solidarietà, ma se anche metteste in galera tutti quelli dell'Asca, la Val di Susa continuerà a difendere i compagni dell'Asca e continuerà a opporsi
al TAV e alle porcate di questo governo, dei governi che li hanno preceduti e che non hanno mai accettato di vedere bene quello che sta succedendo, i costi e i benefici di un'opera devastante e inutile. Ma perché allora la fanno? Perché è un'opera militare. Perché quest'opera è un'opera che serve ai militari. E quindi, essendo un'opera militare, deve essere fatta ad ogni costo e chi si oppone deve essere perseguito in ogni modo. Bene, actum banditen, noi resisteremo e resisteremo un metro e un minuto più di loro. Si parte e si torna insieme e non è uno slogan, ma è un modo di intendere la vita, è un modo di intendere la politica, è un modo di intendere le lotte sociali, perché io ringrazio veramente il Centro Sociale Neruda perché sta facendo delle cose meravigliose, come ringrazio i Notav che sulla frontiera verso la Francia difendono la vita e cercano di aiutare chi ha bisogno di passare un confine, perché in questo porco mondo le merci hanno diritto di libera circolazione, ma le persone, specie se sono scure di pelle, no. Grazie a tutti e un abbraccio ai compagni di Dell'Asca che sono sempre stati con noi e continueranno a essere nei nostri cuori. Grazie davvero. Parlare dopo Alberto è sempre complicato perché riesce con poche parole a dire tutto quello che penso. Siamo venuti insieme questa mattina perché con tanti amici della Valle, perché pensiamo che sia importante esserci. Secondo me qua c'è un problema bello serio, nel senso che questa inchiesta ha fatto venire a galla un tentativo che già negli anni hanno provato e riprovato a fare di risolvere, come stanno provando a fare in Val di Susa, un problema politico, una scelta pubblica, una scelta collettiva che dovremmo fare tutti insieme sul futuro delle nostre vite e dei luoghi in cui viviamo, utilizzando la magistratura. Quindi è giusto, secondo me è stato giusto partire oggi da qui, quindi da una mega inchiesta che mira chiaramente a risolvere dei problemi, quindi a rafforzare delle scelte sbagliate sulla città piuttosto che su una valle alpina e sul futuro non solo del Piemonte ma dell'Europa stessa, di quello che ha di fronte nei prossimi anni, avrà di fronte di tutti i cittadini europei, usando una scorciatoia, provando ad entrare dalla finestra, quindi usando ogni tipo di forma di delegittimazione, denigrazione, cercando di dipingere e raccontare, come ha fatto bene Dana prima, riassumendo il succo di queste inchieste qua, perché non è una roba piccola, è una roba grande che va avanti ormai da anni, che per me è un percorso unico, provando a risolvere questa roba qua, quindi togliere di mezzo una voce critica, uno spazio libero, usando questi sistemi che arrivano fino a mettere in carcere le persone, no? L'ha vissuto Nicoletta, poi Maria Grazia, se ha piacere, dirà due parole per Nicoletta, che ha dei problemi di salute, che però ci teneva anche lei a esserci, ma oggi è a Torino ma non qua, perché in questo periodo è un periodo molto difficile per lei come per tanti altri compagni. Io penso che qua però, e parlo anche da amministratore pubblico, nel senso che guardo, per chi mi conosce, i tombini e le uole del mio paese, penso che ci sia un grande problema, un grande assente. E per quello che è la mia vita, la mia storia, che passa anche da questo luogo e da questi luoghi e dalle persone
con cui sono quotidianamente inquisito, indagato, intercettato. Sono riusciti a ficcarmi due fogli di via da due comuni nei quali cresco, o insomma sono cresciuto e crescono i miei figli, quindi mi viene da ridere, ma comunque non è quello, cioè finché non mi ficcheranno una palla al piede e una catena che mi blocca da qualche parte, poi proverò a romperla, ma comunque non sarà quello a fermarmi. Quello che mi sono sempre detto e che mi pongo davanti ogni giorno, ho detto qua, o sono parte della soluzione o sono parte del problema. E qui bisogna alzarsi la mattina e mettersi dalla parte della soluzione, di chi vuole trovare le soluzioni. E quello che mi viene da ridere, se non da piangere, che in una città come questa tutto sto pasticcio salta fuori, continua da anni, su luoghi pubblici, su persone che vivono, attraversano questa città cercando di guardare a chi rimane indietro, a chi veramente ha dei problemi seri, cercando di esserne parte della soluzione con difficoltà, come sulle case, piuttosto che sulla pandemia o altro, e chi invece siede tranquillo, si becca pure dei bei soldini per stare comodo sulle poltrone. A me viene da pensare che gli fa quasi comodo un'inchiesta così, perché è una voce critica, una parte libera della città che si organizza, prova in modo aperto, trasparente, perché se siamo qua e siamo in tutti i luoghi in questo modo e non ci nascondiamo davanti a niente, nel senso che tutte le robe che vengono raccontate nell'inchiesta sono tutte episodi, situazioni fatti alla luce del sole, dichiarati prima, dove si parla con le persone, dice boh, abbiamo un problema, c'è uno sfratto, è giusto che una persona finisca per strada? No, allora tocca andare. E poi parte l'inchiesta e ti arrivano le intercettazioni, i filmati e gli altri. Ma tutto il resto, chi questi problemi li dovrebbe gestire? Dove cacchio? Perché quello è come in Val di Susa, no? Qua arrivano, sembra che arrivate un meteorite assieme al tavolo, sembra che una sfiga con le cavallette, ma qualcuno l'ha deciso. E allora ti viene da pensare che ste persone qua, che tra l'altro vengono anche ben pagate, poi raccontano pubblicamente, quindi tutti gli amministratori pubblici, dal governo fino alla città, no? Regione, città di Torino, tutto, che alla fine gli fa comodo, perché alla fine chi ha un livello critico, un pensiero diverso, alla fine viene sistemato dalla procura. Un po' il vecchio gioco con Berlusconi, no? Berlusconi è il problema, c'era chi voleva semplicemente prendergli il suo posto e gli mandava avanti quattro giudici. Non è quello, il problema sono le scelte. Sono le scelte che qualcuno non fa, non vuole fare e non ha il coraggio di fare. Su questi spazi, su queste persone, su delle lotte, su percorsi decennali fatti alla luce del sole. Ma vi sembra normale che ci sia un vuoto assoluto? Cioè l'unica dichiarazione fatta su questo problema, che secondo me invece è la soluzione, cioè l'interagire tra persone libere guardando al futuro, confrontarsi, trovare dei percorsi per risolvere i problemi quotidiani che hanno le persone, che poi li conosciamo tutti, dovuti alla pandemia, alla guerra, alla crisi, una gestione della città demenziale che dura ormai da decenni, che ha un chiaro marchio, quello del centro-sinistra. L'unica dichiarazione che esce fuori, fuori da Intesa San Paolo, è già quello è significativo, fuori dalla più grande banca d'affari e di devastazione, che è complice anche della devastazione della mia casa, del mio territorio, della Val di Susa, il sindaco dica due robe, cercherò di muovermi di concerto con le altre istituzioni. No, per me tu, che ti alzi così e pigli un bel po' di soldi, hai raccontato a tutti che eri il futuro, il nuovo cavallo, tu sei parte del problema. Per me queste persone sono parte del problema. Fin quando non c'è qualcosa di contrario qui, si sta cercando di risolvere un problema politico, sociale, usando la magistratura. E glielo si permette, gli si foraggia, perché queste cose qua, queste inchieste, poi lo si è detto già anche prima, costano pure un sacco di soldi. Con un'inchiesta così si risolvevano altro che i problemi che abbiamo provato a risolvere in anni, con dura fatica, lavoro gratuito di tutti. Si risolvevano i problemi di centinaia di persone che oggi sono senza casa, semplicemente usando i soldi per un'inchiesta di sto tipo qua, dandoli a chi ha bisogno in modo diretto. E questo qua secondo me è un altro grande problema che va affrontato. Io mi auguro che ci sia un percorso serio, fatto dalle persone che oggi sono qua, che portino avanti quello che abbiamo iniziato a dire oggi, affinché si trovi veramente una soluzione al tutto, che sia niente di più che
il continuare un cammino che è iniziato tanti anni fa per il nostro territorio nelle notti di Venaus, che dura ancora oggi e che secondo me ha costruito e ha aperto spazi di libertà. Su tutto il resto è veramente, secondo me, è veramente pietoso, che mi viene quasi da ridere. Il problema è che queste persone qua hanno in mano le scelte e le risorse di milioni di persone e sta roba qua non va bene. Quindi, signore, è una voce critica, è uno spazio libero, fatevene una ragione. Sarete parte del problema, noi parte della soluzione. Allora chiederei, vieni, aspetta un attimo, volevo solo sapere se ci sono delle domande da parte della stampa, perché ci stiamo un po' allungando e poi leggeremo la lettera di Nicoletta. Buongiorno a tutti e a tutte, Fabrizio Maffioletti, Presenza Italia. Perino, a nome del movimento Notav, si è dichiarato assolutamente nell'alveo del dettato costituzionale. La Scatasuna, al di là della lotta politica e della critica politica, si riconosce pienamente nel dettato costituzionale? Assolutamente sì, noi esercitiamo un diritto che è quello di dissentire da delle politiche istituzionali, perseguiamo degli obiettivi che hanno un alto valore morale, il diritto delle persone a vivere una vita in salute e dignitosa, difendiamo la terra dalle speculazioni e cerchiamo, insomma, quotidianamente di restituire alla società, insomma, tutto il bene che poi singoli individui che si organizzano in collettivi possano fare. Il problema è che in questo paese la Costituzione, che è una bellissima carta di altri principi, viene applicata con molte deroghe e molte sospensioni, quindi insomma il problema sta un po' altrove. Il fatto è che poco alla volta, criminalizzando il dissenso e alzando la pressione su tutti quei gruppi, quelle minoranze che portano una voce contraria e una voce dissidente, questo paese scivola sempre di più in un concetto di democrazia che non tollera il dissenso, non tollera il conflitto sociale e tutto ciò che va contro, che metta critiche delle politiche istituzionali, viene visto come sovversivo, eversivo, pericoloso. Questa domanda, insomma, andrebbe un po' ribaltata a chi ci governa. Pensate che ci state governando, state gestendo la povertà, l'umiliazione che tante famiglie stanno subendo, la malattia, la difficoltà ad accedere ai servizi sanitari di tutti e tutte. State gestendo questo paese rispettando la Costituzione oppure sempre di più continuiamo a piegarci a interessi altri, a muovere guerre, a svendere popoli, ad accettare che il nostro pianeta venga distrutto? Ci sono grosse responsabilità purtroppo che stanno in alto e sono molto gravi. Noi, insomma, nel nostro piccolo facciamo di tutto quello che è possibile insieme a tante persone per cercare di migliorarlo. Ci sono altre domande, altri interventi? Li avete già imbeccati tutti i giornalisti? Eh? Avete già imbeccato tutti i giornalisti? Non domande. Ermelinda dice che non ci sono domande dei giornalisti, quindi possiamo leggere. Nico. Buongiorno a tutte e a tutti. Io ho ricevuto una lettera di Nicoletta che fisicamente non può essere qui, ma lo è sempre e comunque. Inizio a leggere.
care compagne e compagni dell'Asca e di Neruda, non posso essere qui oggi per gravi problemi familiari, ma per me è importante farvi giungere la mia condivisione piena di amore e di rabbia. Il primo momento di lotta collettiva in cui ci conoscemmo fu il 1° maggio del 99, con lo spezzone sociale contro la guerra in Jugoslavia, che costò ad Asca un consistente assaggio della repressione a venire. Insieme abbiamo fatto nascere l'opposizione concreta contro il TAV e il modello di vita che lo genera. È una lunga storia di presidi, di consapevolezza e di dignità che hanno rivitalizzato la vita sociale e culturale di una valle, destinata a essere corridoio di traffico del capitale, in cui tutto passa e nulla rimane. Abbiamo visto crescere intorno a noi una nuova resistenza che dall'antica ha fatto rivivere gli ideali e ha dato energie giovani, intelligenze, coraggio, fantasia, testarda coerenza alle ragioni di sempre, che vogliono liberazione, uguaglianza, dignità per gli uomini e per tutti gli esseri viventi. Quella che abbiamo vissuto insieme è una storia meravigliosa che ora dai tribunali del potere vi viene imputata a colpa, ma che è il grande dono che collettivamente ci siamo fatti e abbiamo fatto a chi era senza speranza. Una storia che nessuna repressione potrà fermare, perché è vita e scorre verso il futuro, limpida e inarrestabile come l'acqua della clarea, tenace come le radici dei castagni centenari che stanno smangiando l'asfalto del cantiere alla Maddalena. Le nostre ragioni sono ineluttabili, forti di un conflitto che si allarga nel paese e nel mondo. Abbiamo dalla nostra parte la memoria del passato, le sconfitte che chiedono risarcimento, l'invivibilità del presente, le istanze del futuro. Io sono Asca, siamo tutte e tutti Asca e Neruda. Nicoletta. Qualcun altro, se no rompiamo le fila. Grazie. Una testimonianza veloce, io mi chiamo Chiara, sono un medico e rappresento un'associazione abbastanza folta di medici ospedalieri. E quindi mi chiedo di cosa stiamo parlando, nel senso che noi nelle prime, seconde e terze ondate siamo stati completamente abbandonati dalle istituzioni, dall'assessorato, dalla direzione delle ASL, e abbiamo trovato imprevedibilmente una spalla e un sostegno invece nei ragazzi di Asca Tasuna, in tutti voi e purtroppo in tanti che oggi non ci sono perché sono i domiciliari. Ci hanno mandato nella prima ondata senza mascherina, senza tamponi, facendoci ordini di servizio e provvedimenti disciplinari, perché con le mascherine mettevamo allarme nei pazienti, quindi è stato un periodo veramente difficile. E invece loro parallelamente hanno raccolto dei fondi, mi pare come Festival Alta Felicità, per regalare le mascherine agli ospedali di Rivoli. Qui nel quartiere la Asca Tasuna ha raccolto delle mascherine da dare al quartiere. Dopo hanno cercato di fare i tamponi che erano introvabili, che costavano carissimi, che neanche noi riuscivamo a fare, nel senso che siamo andati a lavorare positivi, e invece loro sono riusciti in qualche modo ad organizzarsi e a dare questo servizio ai quartieri. Sono andati volontari negli hub vaccinali quando non c'era nessuno, ci hanno fatto anche lì, ci hanno mandato abbandonando i pazienti con le liste d'attesa per andare a vaccinare negli hub vaccinali, e invece da cosa so, tanti dei ragazzi di Asca Tasuna sono andati volontari negli hub dal Valentino e in giro per il Piemonte. Poi io personalmente sono andata più volte nelle radio per fare informazione in un momento in cui non si capiva niente su quale fosse la scelta giusta, la scelta sbagliata, in quale fossero anche poi successivamente i rischi dei vaccini, e quindi si è cercato davvero di collaborare. La collaborazione è seguita anche poi dopo, nel senso che abbiamo cercato
di far creare una casa di comunità nel Maria Adelaide, che è una struttura completamente abbandonata in un quartiere con un disagio sociale, dove effettivamente sarebbe servito un punto sanitario. E su questo il Comune e l'ASL Città di Torino, nonostante avessero i soldi del PNRR, non hanno ascoltato loro, noi, la popolazione, l'Ordine dei Medici, ma eravamo tutti assieme ed siamo sempre stati assieme esclusivamente per difendere assieme il diritto alla cura e nient'altro. Nient'altro che non fosse il diritto alla cura dei cittadini di potersi sopravvivere durante una pandemia e dopo raccattare le macerie, perché sicuramente il Covid ha lasciato delle diseguaglianze in salute che c'erano già prima e che sono peggiorate gravemente, per cui chi ha delle difficoltà economiche adesso le ha moltiplicate ulteriormente. L'ultima cosa che abbiamo fatto con loro, e che secondo me è stata la testimonianza di quanto la sanità pubblica stia a cuore ai medici, a chi ci lavora, alla popolazione e ai ragazzi dell'ASC, è stato collaborare assieme a fare il festival dell'alta, il festival della sanità pubblica, che è stato un momento in cui in qualche modo abbiamo cercato di dire che la sanità si sta privatizzando e quindi chi non ha soldi non ce la fa, deve decidere se fare un'ecografia o pagare la bolletta. E questo momento di, diciamo, divulgazione, che era anche una festa, l'abbiamo fatto assieme. Quindi io mi chiedo davvero cosa ha visto la Procura e di che cosa stiamo parlando oggi. Grazie. Buongiorno a tutti, a nome di tutti vi ringrazio. E voglio solo dare una testimonianza e la solidarietà ai ragazzi Asca, Neruda e tutti quanti. Noi siamo delle mamme che hanno cresciuto i figli con questi valori, questi che hanno fino ad ora detto loro. E sappiamo, come hanno già detto loro, che i cattivi, i veri delinquenti, sono dall'altra parte. Vogliamo solo dare la nostra solidarietà. Solidarietà con tutti i ragazzi che tutti i giorni si impegnano, con tutta quella comunità che tutti i giorni si impegna per un mondo diverso, quel mondo diverso che anche noi come mamme vogliamo. Ciao a tutte e tutti, sono Jacopo, porto la solidarietà del collettivo di Manituana, insieme all'ASCA, insieme alle famiglie dello Spazio Popolare Neruda, con il Movimento Notav abbiamo attraversato, attraversiamo e a prescindere da come andrà a finire questa situazione sicuramente continueremo ad attraversare tanti percorsi di lotta. Veniva citato il Maria Adelaide, non possiamo dimenticare le attivazioni contro le presenze fasciste nei quartieri, non possiamo dimenticare i percorsi sul lavoro. Sono davvero tanti i momenti in cui abbiamo intrecciato le nostre strade con l'ASCA, sicuramente questo è molto importante per noi e condividiamo assolutamente l'analisi che è stata fatta. Si cerca di delegittimare un'esperienza politica importante di questa città, si cerca di criminalizzarla, perché in questo paese c'è la vergognosa, schifosa tendenza a reprimere e a svilire in questo modo tutte le forme di opposizione sociale e di opposizione politica. Non allungo ulteriormente il brodo, vi ringrazio e ancora solidarietà. Io sono Lucia, abito qua, di fianco a Scatassuna. Tutto sommato mi considero fortunata di avere dei vicini così, perché dei vicini con cui solidarizzo, con cui trovo sostegno, amicizia, trovo un rapporto sincero, non fandonie o raggiri, ma schiettezza, quello che io cerco. Abbiamo fatto un sacco di cose belle insieme, dalle feste. Abbiamo abitato via Balbo tante volte
in un modo costruttivo, positivo, sia per i bambini, adesso lo facciamo anche per anziani, ma non vogliamo fare categorie, vogliamo veramente includere tutti, come età, come razza, come, cioè per me, noi esiste la persona. Io ricordo con molta, direi, riconoscenza quando nel 2015 un mio vicino di casa, il palazzo di fianco a me, purtroppo il palazzo di Molino che ancora oggi ci dà dei problemi, cioè sarebbe da, non dico cosa vorrei, ma... Allora, nel 2015 era un autunno freddo, mi ricordo, e praticamente c'è stato uno sfratto a sorpresa per la famiglia di Said. Una cosa assurda, perché neanche a Milano facevano queste cose. Io sapevo di amici che a Milano venivano sfrattati, ma avevano tutto il tempo per farsi i bagagli, per cercarsi una sistemazione. Loro si sono trovati, così nel giro di poco tempo, la porta chiusa, e nessuna anche spiegazione, robe così. E persone, io ho assistito quella mattina, perché sono stata avvertita dalla moglie di Said, che qualcosa stava succedendo a casa loro. Sono scesa da casa mia e il pomeriggio l'ho passato lì. È stata per me un'esperienza, io dico traumatica, perché mai avevo assistito a uno sfratto infatto in quel modo. Hanno tentato tutti i modi di dissuadermi che me ne andassi, io ho detto no, io sono un'amica di famiglia, io rimango qua, voglio capire, voglio... ho visto delle cose vergognose, cioè quando ci hanno buttato giù la porta e sono entrati coi sacchi queste persone, chiaramente mandate da Molino, e hanno portato via tutto. La prima cosa che hanno portato, questo passeggino di Melek, una bimba che aveva un anno e mezzo. E io ho detto, ma almeno questo lasciatelo per la bimba. No, tutto hanno portato via e non hanno dato risposta a nulla. Hanno portato via i documenti, cioè tutto quello che loro avevano, quelle quattro cose che avevano, perché vivevano comunque, erano in cinque, e vivevano in uno spazio che non valeva il valore di quello che loro realmente pagavano. Loro pagavano più di 400 euro di affitto. Quando io ero andata ad allocare, avevo insistito, venite a vedere che è una situazione vergognosa, che questa gente debba pagare così. E questo ufficio aveva detto, oh, tanto 200 euro. Ma allora, io dico anche gli uffici comunali che fanno dei sopralluoghi e vedono queste situazioni di ingiustizia, perché non si... Cioè io questo che non riesco a capire, perché non si muovono, perché non... Cioè quindi loro sono stati sfrattati perché per due o tre mesi non hanno pagato. Ma loro avevano pagato il doppio quella casa, quell'alloggio che era poi fatiscente, che c'era umidità, che c'erano i topi, i scarafaggi, di tutto, perché tuttora, visto che non fanno né deblatizzazione né niente, e quindi... Ecco, io dico, ma perché succedono queste cose? Cioè io dico, io anche tutto lo schieramento della Digos me lo ricordo ancora, ecco, perché sono scene che non le, secondo me non le dimenticherò mai. Ho detto, ma perché? Allora, questi qui da che parte stanno? Cioè, non so, io mi sono interrogata, ho detto, non è possibile, non stanno dalla parte della gente che tribola, che fatica, dalla parte della giustizia, no, non stanno da quella parte. Poi sono arrivati, io volevo chiamare gli amici di ASCA, e non sapevo poi come fare, forse allora non ne avevo ancora tutti i telefoni, i cellulari come ho adesso, e poi è successo così tutto quello che doveva succedere. Però questo, cioè, io dico veramente, nei problemi, nelle cose che succedono in quartiere, gli amici di ASCA ci sono a fianco delle persone, anche senza fare tanto spatus, come diciamo noi alla piemontese. Cioè, ricordo l'altro giorno, il 2 luglio, che abbiamo fatto una festa qui in via Balbo, e non c'erano i tavoli, non riuscivamo ad avere i tavoli dal famoso comune, dagli uffici, e loro ci hanno messo a disposizione i tavoli, ma non solo mettono a disposizione, loro si sporcano le mani, ti aiutano, senza fare tanti commenti, tanti discorsi. Ecco, queste sono le persone che mi piacciono.
Ogni pena che non arrivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica. Preposizione che si può rendere più generale così. Ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. È chiaro che a Torino la tirannia esiste. Sono il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione 68 Martiri. Qualcuno potrà chiedersi, si potrà chiedere, ma cosa ci fa un'associazione istituzionale, un ente morale, dirò di più, un'associazione combattentistica, perché noi siamo riconosciuti come associazione combattentistica, qua oggi con voi. Prima di dirvi cosa ci fa l'AMPI, vi dico cosa ci faccio io qua. Io sono figlio di un partigiano. Mio padre mi ha insegnato che di fronte a ogni tirannia, arbitrio, provocazione, violenza, o la combatti o ne sei complice. E io non voglio essere complice, come il mio padre non vuole essere complice dei fascisti. L'AMPI è qua non perché è un fiancheggiatore del centro Scatasuba, di nessun altro. L'AMPI di Gugliasco è qua perché noi siamo fiancheggiatori della Costituzione. E ogni qualvolta viene violato un articolo della Costituzione, l'AMPI ha il dovere, in base al nostro statuto, articolo 2, lettera M, di essere in piazza. Purtroppo non tutti lo pensano come me, come noi. Noi siamo qua perché la Costituzione, sia per la Costituzione della TAV, sia contro il dissenso, viene violata. L'articolo 21 della Costituzione prevede il diritto al dissenso, prevede la libera manifestazione del pensiero, ma quando tu impedisci, come impediscono tutti gli anni al primo maggio, di partecipare, dal mio punto di vista, figlio di partigiano, dico che insultano tutti quelli che si sono fatti ammazzare per darci la nostra carta costituzionale. L'AMPI di Gugliasco, come ho fatto anche con un post di ieri e come farò oggi, esprime alla vostra associazione, al di là di fatti specifici che possono capitare, ma lì è una cosa, è un, diciamo, un dibattito, è una prassi normale, se uno fa qualcosa, commette un reato, ovviamente ci sono le contropartite da pagare, ma al di là di quello esprime la solidarietà al vostro diritto costituzionale di continuare a esprimere la vostra opposizione al governo centrale, al governo locale, alla TELT, a tutti quanti voi vogliate opporvi. Grazie. Io sono Loredana Bellone, sono una sovversiva della Val di Susa, sono anche un amministratore e da 30 anni combatto almeno contro questa ingiustizia. Quando ho iniziato a fare il sindaco nel mio piccolo paese di 500 anime, avevo promesso di cercare di essere il più giusto possibile, di cercare di tutelare gli interessi dei miei cittadini, tutelare la mia terra. Ho cercato di mantenere questa fede a questa promessa. Nel mio comune vorrebbero costruire un autoporto e quindi ci siamo scontrati prima con un'acciaieria, con diossine, eccetera. Ci scontriamo adesso con l'autoporto. E mi faceva pensare la dottoressa prima che diceva di che cosa stiamo parlando quando non avevano i mezzi per poter assistere i pazienti. Ecco, mentre mancavano questi soldi, mentre mancano tuttora questi soldi, noi in quel recinto, perché non posso neanche chiamarlo cantiere, è un recinto,
ci sono molte, molte, molte persone che bivaccano sotto il sole, magari si mettono all'ombra, non fanno nulla, fanno la guardia al nulla, e questo veramente è un'assurdità, contro anche ben pagati, perché poi hanno le diarie, sì, certo, il rischio Valsusa, sì, perché siamo tutti terroristi lassù, quindi è una cosa indecente. Io porto la mia solidarietà, non parlo per gli altri amministratori, ma parlo per me stessa, parlo per Loredana Bellone, perché quando sono stata veramente in difficoltà, questi ragazzi mi hanno aiutato, tutta la Val di Susa mi ha aiutata, perché io avevo con Alberto Perino, con all'epoca Giorgio Vair, avevamo una bella cifra da pagare e io vedevo la mia casa, il mio mutuo sfumare. Questi tutti insieme sono riusciti in pochi mesi a tirare su il doppio della cifra che avremmo dovuto dare a Telte. Telte è una ditta, un'arpia, entra di nascosto, sono come i ladri, entrano di nascosto, sono entrati nel nostro territorio senza una carta, senza un documento, però hanno fatto la voce da padrone, sono entrati. Hanno sfrattato i nostri terreni e chissà che cosa faranno ancora, però noi siamo determinati a fermarli in tutti i modi e cercheremo di fermarli comunque. Io esprimo veramente la mia solidarietà, sono contenta che siete veramente in tanti. Noi abbiamo già i capelli bianchi, ma ho visto che il testimone passa a persone fresche e giovani, e quindi la speranza c'è. Grazie, grazie di esserci, grazie. Scusate, devo dire ancora una cosa, si parlava prima di istituzioni, le istituzioni non è che trattino molto bene le altre istituzioni, cioè i pesci più piccoli, perché oltretutto siamo anche ricattati, si parla di compensazioni, ci vogliono propinare le compensazioni come una cosa che invece è dovuta. Abbiamo un comune che ha avuto una frana e ci possono pagare con le compensazioni una cosa che è dovuta, perché le frane, che insomma lo Stato, il governo ci dovrebbe pensare, altri invece hanno avuto un incendio e dovrebbe pensarci la regione, e invece no, vogliono ricattare i sindaci con le compensazioni, atti dovuti per forza, e se ne inventano proprio, e ci mettono nel libro nero. Comunque cercheremo di risolvere anche questa. Va bene, sono le mezzogiorno e mezza, direi che insomma possiamo concludere qui questo momento. Ultime due parole che non abbiamo detto prima sulla vicenda giudiziaria, con la pronuncia della Corte di Appello sono già state date nuove misure cautelari che al momento sono sospese in attesa dell'esito della Cassazione, quindi insomma questo primo pezzo della storia si concluderà, io penso, verso l'autunno, anche se il procedimento insomma avrà l'udienza preliminare a fine luglio, per poi essere, io credo, fissato alcuni mesi dopo. Sicuramente inizieremo una campagna a lavorare su questo territorio, cercheremo di parlare con più persone possibile, ma soprattutto quello che noi davvero possiamo fare è continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, stare dove c'è davvero volontà di cambiamento. Parteciperemo insomma entusiasti al Climate Camp organizzato da Friday for Future, saremo ovviamente in Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità e tutte le iniziative che ci saranno. Soffiano venti
fastidiosi. Giungono voci di un'imminente nuova operazione che dovrebbe portare con sé anche lo sgombero di questo stabile. Ovviamente è difficile sapere se poi effettivamente sarà così, se, quando, come è possibile. Diciamoci insomma che è possibile. Quello che noi oggi possiamo garantire è che continueremo ad esserci sempre, comunque, con lo stesso entusiasmo, la stessa forza e la stessa determinazione. Questa è una promessa che ci facciamo noi, ma che facciamo veramente a tutte le persone con cui in questi anni abbiamo iniziato tanti percorsi di lotta e di libertà. Quindi vi faremo avere nostre notizie. Vi ringraziamo, buon appetito, buon pranzo, ci vediamo presto. Grazie.